Ciao ragazze, ciao ragazzi, intanto scusatemi se ci saranno dei rumori molesti in sottofondo, ma i vicini stanno facendo dei lavori, quindi può darsi che sentiate qualcosa, allora intanto scusatemi. Quindi, mia family, oggi voglio parlarvi, allora, prima di tutto vi spiegherò perché non ho acquistato e perché non ho intenzione di acquistare borse Hermès, quindi Birkin, Kelly, eccetera, che è una domanda che mi viene fatta spessissimo e in questo video risponderò, e in più vi dirò perché non ho nessuna intenzione di acquistare un sacco di altre cose luxury che vediamo ovunque su Instagram e che un po' tutte le influencer hanno. Iniziamo subito con la borsa Louis Vuitton che probabilmente abbiamo visto di più nel 2020 e stiamo continuando a vedere tantissimo nel 2021, che è questa borsa piccolina monogram che ha anche una piccola pouch, una piccola pochettina rotonda. Questa borsa l'abbiamo vista rivista e onestamente sta molto bene ad alcune ragazze, però per quanto mi riguarda non riesco a capire l'hype attorno a questa borsa, non riesco onestamente a spiegarmelo, perché c'è sempre stata una borsa Louis Vuitton con questa fantasia, con il monogram, con quella forma, non ci vedo nulla di nuovo. È vero che c'è questa pochettina rotonda che è un po' una novità, quindi sono due borsette, borsette e pochettine in uno, però per quanto mi riguarda non riesco proprio a capire, a me non piace per niente, non penso che mi starebbe bene personalmente perché è un pochino troppo piccolina e voi lo sapete, le borse piccoline su di me non me le vedo benissimo purtroppo, però ogni volta che sono passata davanti a un negozio Louis Vuitton, ogni volta che vedevo questa borsa e tutti come dei pazzi ad acquistarla, io pensavo, boh, non capisco, quindi questa sarà sicuramente una borsa che non mi vedrete indossare, che non vedrete nei miei video haul, perché proprio per me è, non lo so, non ci vedo niente di speciale. Poi arriviamo alle pantofole in pelliccia di Louis Vuitton. Queste pantofole sono famosissime e anche queste le abbiamo viste tantissimo nel 2020 e stiamo continuando a vederle moltissimo anche nel 2021. Personalmente io sto indossando, ve le faccio vedere, sto indossando le ciabatte Louis Vuitton, che sono quelle rosa, che sono state un mio autoregalo per il mio compleanno, anche se ho aspettato un po' per essere in casa nuova per indossarle. Non capisco, visto che c'è la versione non in pelliccia, appunto in tessuto, che è quella che vi ho appena fatto vedere, che è anche bellissima, comodissima. Non capisco perché andare a prendere la versione in pelliccia quando possiamo, cioè in ogni caso non capisco perché prendere la versione in pelliccia, però in questo caso diciamo ancora di più, se c'è la versione in tessuto, perché non prendiamo la versione in tessuto? Personalmente la ciabatta mi piace, nel senso che se fosse fatta con finta pelliccia l'avrei magari anche presa, però ci sono tanti brand che stanno eliminando tutte le pellicce piano piano e le stanno sostituendo con pellicce finte, perché sono uguali, identiche al tatto, sono uguali, quindi non ha un senso secondo me, ed è per questo che non le acquisterò assolutamente, e anzi vorrei e mi auguro che anche Louis Vuitton faccia lo stesso ed inizi ad eliminare e a non riproporre nuovi capi con pellicce. Altra cosa che non acquisterò è la saddle bag di Dior, e qui forse vi stupirò un pochino, perché in realtà su alcune ragazze mi piace molto, il problema è che su di me non me la vedo, e l'ho provata l'ho provata da Dior, non riesco a vedermela bene, e soprattutto la forma che ha secondo me ricorda un pochino troppo le stalle, nel senso, cioè non voglio essere perché poi se dico una cosa del genere tutti ad ammazzarmi, nel senso che non mi sembra una borsa luxury dalla forma che ha. Lo so che è un classico di Dior, è stata riproposta, è famosissima e onestamente su alcune ragazze mi piace anche tantissimo, però su di me non mi ispira, e appunto la forma che ha non mi sembra elegante, non lo so, non è proprio una cosa, magari cambierò idea, mai dire mai nella vita, dopodomani magari mi vedete in un video, questa forse potrebbe avere un margine per farmi cambiare idea, però fino adesso non l'ho presa, anche se appunto è stato e continua ad essere un must have, però per quanto mi riguarda la skippo perché non mi fa impazzire. Altro trend visto e rivisto sono queste borsette minuscole che si chiamano Jacquemus. Sono queste borsette che definire borsette secondo me non è tanto giusto, perché sono microscopiche, quindi non ci puoi mettere praticamente niente se non un mazzo di chiavi senza il portachiavi. Carine da vedere, nel senso come accessorio, cioè
puoi indossarla come collana, secondo me, però per quanto mi riguarda sono inutili, sono anche bruttine, perché se fosse una chanellina così piccolina, insomma, è anche carina da vedere, però per quanto mi riguarda sono brutte, non ne capisco l'utilizzo, non mi piacciono neanche addosso alle altre, non lo so. Secondo me sono assolutamente, onestamente, uno spreco di soldi, non le acquisterei mai, non mi sono piaciute dal primo momento che le ho viste e non ho nessuna intenzione di buttare i miei soldi acquistando una di queste borse. Poi i sandali Chanel, io non posso non menzionarli, io lo so, ce li hanno tutte le influencer, li hanno acquistati, ragazzi, mi dispiace, però non sono belli. Ho capito che sono Chanel, ma sono dei sandali orribili che mi ricordano il turista tedesco con calzini bianchi e sandali marroni o neri. Non è una cosa che riesco a capire, non capisco Chanel perché abbia lanciato questo sandalo che è veramente veramente brutto, adesso diciamoci la verità, ma sono brutti, anche indossati sul piedino più piccolino, più sottile, sono comunque brutti, quindi figuratevi sul mio che ho il 40, direi proprio di no. Ho visto influencer che seguo, che apprezzo tantissimo, indossarli, gli outfit erano meravigliosi e poi questi sandali ai piedi non riesco proprio a concepire, cioè piuttosto se sono alle Maldive, sono in vacanza a qualche parte, cammino scalza piuttosto che avere questi sandali. Adesso ditemi voi se a voi piacciono, sono l'unica, non lo so, li ho visti ovunque, ma per quanto mi riguarda sono un grosso grosso no, non, cioè non me li vedrete proprio mai, mai, mai ai piedi, neanche se me li regalano non li metto. E forse dire una cosa del genere di Chanel, mi rendo conto, è grave, però è la verità. Poi la borsetta shopper piccolina, io ho la versione large, però poi hanno fatto una versione che è uscita dopo, quindi è più nuova rispetto a quella che ho io, la versione mini. Allora, come borsa naturalmente mi piace un po', i manici non mi piace come li hanno fatti sinceramente, però come borsa onestamente mi piace, è molto simile a quella che ho, però appunto più piccolina. Il fatto è che è talmente piccolina che se non sei piccolina anche tu di statura non ti può stare bene, è ridicola. Io l'ho provata, l'ho vista e su di me, che sono molto alta, fa ridere, fa veramente veramente ridere. Non so perché, ma appunto la forma del manico non mi fa impazzire, ma in linea generale una shopper così piccolina secondo me non ha senso. Arriviamo ad un altro, questo è un po' un must have, però che è uscito nel 2021. Posso essere onesta, quando regalano delle cose alle influencer molto spesso è perché sono brutte e devono spingerle in qualche modo, e questo è l'esempio perfetto di ciò che ho appena detto. Cioè queste scarpe sono state regalate a diverse influencer che io seguo e stimo e loro le indossano. Se devo essere onesta, sono proprio brutte, ragazzi, cioè sono orribili, non riesco a capire. Si chiamano pillow shoes, se non sbaglio. Saranno comode perché sicuramente sembrano soffici, morbide e calde, quindi non si può negare che sicuramente sono pratiche, comode, eccetera, anche se non le ho mai provate, però da quanto ho sentito so che sono molto comode. Però io sono comoda anche in ciabatte, però non è che ci esco. Non so come dirla questa cosa, sono orribili. Non riesco a concepire perché Louis Vuitton ha fatto un paio di scarpe così. Cioè, quando le ho viste ci sono rimasta, onestamente, perché già non pensavo che si potessero fare scarpe più brutte di quelle che già abbiamo visto nelle scorse stagioni. Ma queste devo dire che, insomma, vanno ancora a peggiorare la bruttezza dei sandali di Chanel di prima, per esempio, che erano veramente l'orrore dell'estate scorsa. Questi invece sono l'orrore dell'inverno. Poi arriviamo a questa borsa Chanel, ragazzi. Questa borsa si è vista molto negli ultimi 2 anni e vi devo dire la verità, sono stata tentata anch'io di prenderla perché dal sito mi piaceva. Quando l'ho vista dal vivo, però, le cose sono cambiate, non mi è piaciuta più. Non so se sia per la catena che ha, che forse è un po' troppo grande, grossa, non mi fa impazzire, ma più che altro è proprio il pattern di questa borsa con i quadrati così grossi, così grandi, e il logo così grande, non mi fa impazzire, non è una borsa che mi piace. L'unico modello che mi piace di questa borsa è quella rosa pastello, che ero quasi tentata di prendere perché quella è veramente carina. Il rosa, la punta di rosa di quella borsa è bellissimo, però in linea generale come forma non mi piace proprio, lo so. È una borsa che non so se ormai sia un classico, perché la
stanno facendo da un po' e continuano a rifarla, a riproporla in un sacco di colori diversi, quindi evidentemente piace alla gente. Per quanto mi riguarda non capisco. Poi arriviamo alla domanda super gettonata: perché non compro una Birkin? Molto spesso quando vi faccio video haul e vi faccio vedere i miei acquisti pazzi, mi scrivete: ma perché non compro una Birkin? Perché non compro una borsa di Hermès? E in questo video voglio rispondervi finalmente, perché non ho mai toccato l'argomento, non lo so perché, non che sia una cosa segreta, però voglio spiegarvi il perché. Non che non mi piacciano, mi piace, non mi fa impazzire la Kelly, mi piace di più la Birkin. Ci sono in realtà diversi motivi che vi devo elencare, non ce n'è uno solo. Allora, motivo numero uno: non impazzisco per le borse a braccio. Ho passato tipo la prima metà dei miei 20 anni solo indossando borse a braccio e mi sono un po' stufata. Certo, si può mettere la tracolla, però uno dei motivi è anche questo. Secondo motivo: il fatto è che le borse Chanel mi piacciono esteticamente di più rispetto alle Hermès. È una questione di gusti personali e personalmente impazzisco per le classiche Chanel, non solo per le classiche, ma impazzisco per le Chanel. Per quelle Hermès non ho la stessa passione, i miei occhi non si illuminano allo stesso modo quando le vedo e quindi non, appunto, preferisco, se devo scegliere, perché come fascia di prezzo siamo là, Hermès o Chanel ormai è uguale con tutti gli aumenti che Chanel ha avuto, il prezzo è uguale, però se devo spendere una cifra del genere preferisco sempre prendere una Chanel piuttosto che una Hermès. Però il motivo principale è che, e non voglio, vi prego, non giudico chi prende l'Hermès, non giudico chi ha Birkin o Kelly, anzi andrei ad ammirare la collezione e a fare i complimenti, perché appunto dipende e io non giudico mai nessuno. Però per quanto mi riguarda mi ha dato sempre un po' fastidio, mi ha fatto sempre un po' storcere il naso quest'idea dell'esclusività, nel senso, se tu vuoi acquistare una borsa da Chanel, entri da Chanel e la acquisti, ok? Se è disponibile, ovviamente, altrimenti ti metti in lista, insomma, però non c'è discriminazione. Hermès, per come la vedo io, discrimina, e questo non mi piace. Non mi piace che non si possa entrare in negozio ed acquistare una borsa direttamente. Capisco la scelta business di renderle così inarrivabili, perché psicologia, ovviamente le persone poi sono più, no, poi quando ce l'hai dici wow, no, non puoi neanche acquistarla andando in negozio, devi stare in una lista d'attesa, però non mi piace appunto questo fatto di, perché una borsa di Hermès puoi acquistarla se ti metti in lista d'attesa, ma prima devi avere un buon rapporto con una delle sales associates, cioè le persone che lavorano ad Hermès, devi avere un buon rapporto con le SA di Hermès. E questa è un'altra cosa che non riesco a capire, non riesco a spiegarmi. Perché io devo avere un rapporto con una... cioè, non che ci sia niente di male, e anzi mi fa anche piacere magari trovare un'amica, no? Però perché discriminare? Perché non posso entrare direttamente e comprarmi una borsa, ma devo prima in qualche modo creare un rapporto con una persona che lavora da quel brand per poi sperare di starle simpatica e sperare che mi metta in lista? Non lo so, è una cosa... capisco la scelta business, funziona naturalmente, però non funziona su di me. Non la vedo bene, non mi piace questa cosa. Spero che cambino, ma non credo che sia possibile, perché questa è la policy di Hermès, ma è una cosa che mi ha fatto diventare il brand antipatico. Mi rendo conto che probabilmente tre quarti delle persone che si intendono di luxury e di fashion mi diranno: Nicole, ma è normale, non capisci. Lo so, so tutto, ma personalmente è una cosa che mi fa un po' storcere il naso e non mi piace, non posso nasconderlo, è una cosa che non mi piace. Non mi è mai piaciuta, continua a non piacermi, quindi per il momento, se devo scegliere, preferisco per lo stesso prezzo acquistare una Chanel, dove non ti obbligano ad avere rapporti finti con le commesse per poter acquistare quello che vuoi. Quindi adesso, fan di Hermès, non ammazzatemi, ma questo è quello che penso, e visto che è una domanda che mi viene fatta spesso, non volevo neanche dirla questa cosa, perché cioè, sono idee mie che non voglio inculcare agli altri, però
questo è il mio pensiero, quindi questo è quanto per il video di oggi, mio family. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere come al solito tutto nei commenti. Io vi mando un bacio gigantesco che vi arriva dall'Olanda fino all'Italia, grandissimo per tutti voi. Vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e vi aspetto domani alle 17:30 per l'ultimo video della settimana. Ciao.